Ciao e bentornati in questo nostro nuovo video. Io sono Benvenuti del Prete, oggi vi parleremo e presenteremo la Motozappa due tempi della Polar. Ora scopriamo insieme prima il contenuto all'interno della scatola. Visto il contenuto all'interno della scatola, ora passiamo al montaggio. Ora che la nostra Motozappa Miscela della Polar è montata, passiamo alle specifiche tecniche. La Motozappa due tempi della Polar è una Motozappa per uso hobbistico, adatta per piccoli giardini ed orti. La Motozappa della Polar monta un motore a due tempi da 2 HP, da 52 di cilindrata. Il motore effettua 3000 giri al minuto con una velocità di lavoro di 200 giri. La capacità del serbatoio è da 1,2 litri. Grazie alle dimensioni ridotte, la macchina può essere utilizzata anche in piccoli spazi. La Motozappa della Polar monta una fresa da 30 cm di larghezza, con una capacità di profondità di lavoro dai 10 ai 15 cm. Piccola, pratica e versatile, ha un peso di 14,5 kg. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo peso leggero, la Motozappa della Polar può essere trasportata e messa in un bagagliaio di un'auto senza problemi. Vi ricordo che monta un motore a due tempi, quindi la miscelazione va fatta con olio specifico per motori a due tempi. Per una corretta funzionalità è consigliabile utilizzare la nostra Motozappa su terreni friabili e morbidi. Facile da manovrare, versatile e leggera. Ragazzi, come sempre, curioso di provare e testare i nostri prodotti. Ora andiamo nel nostro orto per provare la nostra Motozappa.
la borsa di trasporto. Operatore, vi abbiamo mostrato come sia facile utilizzare la nostra motozappa a due tempi della Polar. Vi ricordiamo sempre di utilizzare la nostra motozappa su terreni friabili e morbidi. Dove acquistare la nostra motozappa? Facile, o raggiungete la nostra sede a Fratta Maggiori, via Pasquale Agnello, 134, in provincia di Napoli, oppure sul nostro sito web www.mec.dab.com. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like, iscrivetevi al nostro canale dove attivando la campanellina riceverete le nostre notifiche. E noi vi attendiamo nel centro dove si incontra l'Italia che lavora e che produce. Al prossimo video, ciao!